Buongiorno, lo so che sono sparita per un pochino, ma eccomi di nuovo qui. Per chi fosse nuovo qui, ciao, io sono Doina. Per chi invece ritorna, buongiorno, benvenuti. Siamo qui per fare un altro video e questa volta sul Canada. È un sacco di tempo che non faccio video sul Canada, sono quasi emozionata perché letteralmente il mio canale YouTube è iniziato con i video sul Canada, sono molto emozionata. Prima di tutto, se siete nuovi qui, avete piacere di iscrivermi, a me fa molto piacere. Trovate tutte le cose utili qui in descrizione, come il mio Instagram, il mio TikTok, i vari link, come per esempio il mio shop Etsy se vi interessa, e possiamo cominciare il video. Prima di tutto voglio parlarvi della mia bellissima postazione di studio. Ho deciso di fare una specie di ufficio. Questo è il mio Remarkable, pazzeschissimo, ne parlerò in un video, sicuramente lo farò per Instagram e per TikTok. E ho comprato la tastiera esterna, il salvavita, raga, il salvavita c'è, e anche il mettere il computer a un'altezza decente aiuta tantissimo per la postura, quindi questo è solo il mio consiglio di studio. Ma oggi non parliamo di studio. Quindi oggi appunto voglio fare un video dove parlo delle 5 cose per le quali resterei in Canada per sempre e invece 5 cose per le quali me ne andrei domani. Per chi non lo sapesse, io ho sempre avuto un rapporto di amore e odio con il Canada, fin dall'inizio proprio. E quest'anno saranno 9 anni che io sono qui, letteralmente una gioventù sprecata, se posso dire. L'anno scorso, per chi non lo sapesse, io sono diventata cittadina, quindi ho 3 cittadinanze, è pazzeschissima cittadina del mondo. Cittadinanza presa puramente per sc scopo burocratico. Non pensiate che io mi senta canadese o che abbia un qualsiasi attaccamento a questo paese, perché non ce l'ho, mi dispiace dirlo. Molto diverso con l'Italia. In Italia ci sono cresciuta, o praticamente quando dico parlo del mio paese, parlo dell'Italia più che della Moldavia. Invece col Canada io non c'ho proprio un attaccamento, ma proprio zero. Sarà perché sono arrivata in Canada a 22 anni, quindi arrivi comunque che sei un'adulta, quindi le prendi le cose un po' diversamente rispetto a quando magari arrivi come bambina. Ma detto ciò, oggi voglio parlare appunto delle 5 cose per le quali lascerei il paese e 5 invece per le quali resterei. Sono cose che sicuramente ho già parlato in passato, volevo semplicemente metterle in un video. Siccome ho fatto la versione corta per Instagram e per TikTok, se qualcuno ha piacere di sentire le cose, come dire, espanse, questa è l'occasione, insomma. E niente, spero vi piaccia e faremo una cosa negativa e una cosa positiva, così da equilibrare il tutto senza iniziare subito col positivo, subito col negativo, ecco. Prima cosa negativa è la sanità. Ok, io non ho mai capito la reputazione che il Canada ha riguardo alla sanità, perché la sanità fa veramente cagare. Io parlo ovviamente del Quebec, non posso parlare per tutto il Canada perché vivo solo in Quebec, ho vissuto solo in Quebec. Ma la sanità è terribile, sì, è la sanità pubblica, però quando tu comunque hai un lavoro devi avere anche la sanità privata per forza, cioè non te ne puoi uscire. E purtroppo questa cosa di avere la sanità privata è proprio perché la sanità pubblica funziona male, principalmente, non che quella privata funzioni meglio, però ecco, se hai un'urgenza totale, quella privata potrebbe essere la soluzione, anche se è una rottura di coglioni pagare sempre la sanità privata e magari non usarla mai, ecco. E veramente io non ho mai capito la reputazione, perché no, la sanità in Canada non funziona. Io sono anni che torno sempre in Italia e faccio le mie visite principali in Canada. Cioè, una volta non hanno voluto letteralmente farmi il controllo ginecologico perché mi hanno chiesto tipo: ma stai male? Faccio no, è solo un controllo di routine. Se non stai male, che senso ha? Cioè, loro, la prevenzione per loro non esiste e finché non muori davanti ai loro occhi, per loro tu non hai niente. Letteralmente, cioè anche per far diagnosticare il cancro a lui, ho dovuto litigare con i medici, raga. Ho dovuto litigare io con i medici, cioè questo qua aveva letteralmente una cosa, un collo enorme, gigantesco che stava per esplodere e i medici erano tipo: ma non è niente. Cioè, immaginatevi se fosse stato un cancro non visibile, cioè. Ok, perfetto, non vogliamo neanche pensare a questa cosa. E a proposito di questo, lui ha finito ieri le chemio. Yay, bravissimo. Prima cosa positiva invece, gli amici. Ci ho messo molto tempo a trovare amici in Canada e ne ho parlato molto spesso qui sul canale. Ho fatto vari video dove parlavo delle amicizie, parlavo anche dell'amore, eccetera. Ed è vero, con i canadesi è molto difficile instaurare un rapporto.
E io ci ho provato, io sono una che per esempio appena si trova bene con una persona io sono abbastanza, sono introversa ma sono abbastanza estroversa dal fare amicizie, cioè io faccio amicizie con, anche con le pietre, però poi per me mi è difficile mantenere un rapporto di amicizia se non c'è insomma una comunicazione, una voglia di vedersi, uscire, di comunicare in generale, che non sia solo il parlare di lavoro insomma. Quindi io ho fatto molta fatica a trovare amici in Canada ed è stata una cosa per la quale io ho sofferto tantissimo e posso dire che è solo da 2 anni circa che io posso dire di avere un gruppo di amiche che amo con tutto il mio cuore e sono veramente fortunata ad averle. E cioè, se dovessi andare un giorno via dal Canada, cioè, soffrirei tantissimo per questa cosa, perché sì, adesso sono le nella mia vita giornalmente, cioè non oso immaginare la mia vita senza di loro, quindi sicuramente sarebbe una cosa che mi renderebbe molto triste, ma allo stesso tempo ho anche lasciato tanti dei miei amici in Italia, è lo stesso discorso, quindi rischi di essere comunque divisa in due. L'avrei vissuta meglio dicendo di lascio il Canada e non avere amici qui, perché avrei detto vabbè chi se ne frega, cioè nel senso me ne vado, amen, non lascio niente di prezioso. Invece purtroppo o per fortuna comunque, perché sono stata molto fortunata e soprattutto in quest'ultimo periodo con quello che è successo con lui, mi sono stati di molto d'aiuto, quindi sono veramente contenta di aver trovato dopo anni un gruppo di amicizie così belle. La seconda cosa negativa è ovviamente la distanza, e io sono anche tra i fortunati perché comunque io vivo a Montreal con l'Italia tipo 8 ore di distanza quando c'hai il volo diretto, quando devi fare scalo comunque vabbè sprechi quelle 10 ore, però comunque rimane un viaggio corto rispetto magari a qualcuno che è in Vancouver o Toronto, queste cose qua. Quindi da questo punto di vista sono fortunata, ed è anche per questo che non so se in Canada cambierei città, onestamente. Uno, perché a me Montreal comunque piace molto, due, perché proprio, cioè, aumentare ancora di più la distanza, cioè, vado fuori di testa. Quindi la distanza mi pesa molto, cioè, soprattutto in questi ultimi anni in cui ho notato come mi sono persa tanti momenti degli amici, momenti importanti, non so, le lauree, la nascita di figli, matrimoni, queste cose qua, è difficile perché dici, non potrò mai essere presente lì. È vero che non significa che se vivessi in Italia riuscirei ad essere a tutti questi eventi, perché magari per motivi X di lavoro eccetera non riusciresti, ma non è la stessa cosa, cioè la distanza col Canada rispetto all'essere in un altro paese europeo, l'Italia, non è la stessa cosa. È comunque distanza, ovviamente comunque pesa, perché dici ok, sono distante dalla mia famiglia, non li posso vedere tutti i giorni eccetera, ma prendere un aereo per un'ora è molto diverso prendere un aereo oltreoceano, e soprattutto il costo è molto molto diverso. Infatti dopo la pandemia i biglietti aerei sono aumentati di tantissimo. Io guarda, mi viene veramente da piangere quando devo tornare in Italia ormai, perché anche se prenoto in tempo, anche se lo faccio con tutta l'organizzazione possibile, purtroppo meno di 1.000 euro non trovi niente, e io solitamente se vado in Italia vado per più tempo, non vado per 2 settimane, quindi ti costa di più se rimani nel paese più tempo. Non ho mai capito questa cosa del perché dovrebbe costarmi di più il biglietto, perché ho deciso di rimanere un mese invece 2 settimane, vabbè non importa. Quindi la distanza sicuramente è una di quelle cose che mi pesano tantissimo, proprio perché comunque passano gli anni, i miei genitori invecchiano, i miei amici vanno avanti con la loro vita, fanno le loro cose, quindi quando ci incontriamo per quel più poco periodo, e quindi è difficile. Le volte mi pesa veramente tanto. Sono comunque fortunata perché comunque negli anni i miei rapporti con tanti dei miei amici non sono cambiati, sono rimasti sempre quelli, però la distanza comunque è difficile, cioè non vedere mai i tuoi amici, vederli una volta all'anno, sì, non è facile perché sai, vorresti che facessero parte della tua vita giornalmente, però questo è un po' il prezzo da pagare, e la distanza sarà una di quelle cose che veramente mi peserà tanto, proprio perché vorrei sempre essere lì, vorrei sempre essere lì nei momenti importanti, soprattutto adesso che anche l'età adulta in cui arrivano cose ancora più belle eccetera, quindi è veramente dura, veramente dura. Infatti l'anno scorso la mia migliore amica compiva 30 anni e io ho deciso di fare la sorpresa, di andare a farle una sorpresa per i suoi 30 anni, perché ci tenevo, perché ho detto comunque 30 anni sono un
un milestone nella vita e volevo essere lì, insomma, quindi gli ho fatto una sorpresa e sono stata felicissima di vederla, di poterci essere, ma è una cosa che non posso fare tutti gli anni, per esempio, non posso farlo per tutti. Una cosa positiva invece del Canada che io amo tanto e per il quale veramente farei molta fatica ad andarmene perché dovrei trovare un paese molto simile al Canada è il clima e i paesaggi. Il Canada è un paese splendido, non splendido come la Nuova Zelanda, ma è un paese veramente bello e trovo che il clima sia perfetto. Ok, la gente dirà, oddio, c'avete l'inverno, se crepa de freddo, sì, regà, però in un mondo normale, senza cambiamento climatico, esiste l'inverno, purtroppo mi spiace dirlo, ma esiste anche questa stagione. E diciamo che sì, è vero che l'inverno qui magari dura troppo ed è molto freddo molto spesso, però vi dirò, questo inverno, quest'anno, l'inverno di quest'anno è stato molto molto mid perché abbiamo avuto poche tempeste, abbiamo avuto anche poca neve. Io ero depressa, cioè io ero triste a vedere il cielo grigio e non vedere la neve. Ma che discorso è? No, io voglio la neve. Se devo morire freddo, deve esserci la neve. Da una parte è stato utile perché dovevo guidare tutto il tempo per andare all'università e quindi va bene così che non c'è stata tutta sta neve, però comunque. Il Canada mi ha resa molto, molto viziata perché ogni volta che penso vorrei trasferirmi in Europa, vorrei trasferirmi lì, inizio a dire però lì piove sempre, però lì cioè, è proprio una città proprio afosa, cioè queste cose perché comunque Montreal è una città grandissima, ma è una città molto verde, è una in estate è una cosa splendida, cioè io adoro l'estate a Montreal, io non me ne andrei mai da Montreal l'estate perché proprio mi piace essere lì, mi piace essere qui e ci sono tante cose da fare, quindi io sono sempre felice, però appunto cioè, faccio fatica a pensare a un altro paese che sia uguale al Canada in fatto di paesaggi e di clima, cioè l'unica cosa mi viene in mente forse la Svizzera, ma è veramente l'unica perché purtroppo sono viziata, raga. Voglio i colori in autunno, voglio la neve in inverno e voglio l'estate non afosa, perché oltre i 22 gradi io muoio. Ovviamente la mia vita perfetta sarebbe tipo vivere 6 mesi in Europa e 6 mesi in Canada. I wish that was my life. La terza cosa negativa del Canada, il costo della vita. Abbiamo parlato prima dei costi degli aerei, ma il costo della vita in Canada è veramente diventato unbearable. Dopo la pandemia le cose sono veramente peggiorate, ci sono tante tante lamentele proprio anche da parte dei canadesi stessi che comunque erano abituati al costo della vita prima, ma dopo la pandemia veramente c'è stato una cosa vergognosa, è veramente una cosa ridicola, si sopravvive, cioè non si vive ma si sopravvive. Io poi non posso neanche parlare più di tanto perché oltretutto io lavoro part-time, studio e tutto quanto, quindi ho comunque ancora meno income rispetto a quello che avrei full-time, ma anche full-time in realtà mi tasserebbero da morire pure se non guadagnavo chissà cosa, quindi non so quale sia meglio, onestamente, però il costo della vita è aumentato veramente tanto, tanto che adesso in questo momento c'è addirittura un boycott dell'azienda Loblaws, che è l'azienda che praticamente ha sotto controllo tutti i cazzo di supermercati. Quindi capite che siamo arrivati veramente a un livello estremo. Cioè, per fare ieri ho visto il TikTok di questa ragazza che aveva fatto vedere che è andato dal fruttivendolo, era in Italia e aveva pagato tipo 6 euro per una cosa. Ovviamente dipende sempre in che città sei, se hai dei fruttivendoli vicini, bla bla bla, sì, per carità. Però in Canada tutto quel che lei aveva fatto vedere partivano almeno 40 dollari, lo so. E io sto soffrendo per questa cosa, non perché io voglia fare chissà cosa nella mia giornata, ma non vorrei solo sopravvivere. Quindi ogni tanto mi dico, qual è il senso che io rimanga in Canada quando posso andare a soffrire in Europa ed essere vicino ai miei amici e alla mia famiglia? Qual è il senso? Ovviamente uno dirà perché sei ancora lì? Perché, ragazzi, sto facendo il dottorato in questo momento. Quindi, finito il dottorato, veramente, a meno che non succeda di nuovo la batosta della vita, che c'è qualcosa nella mia vita che mi impedisce di andare via dal Canada, voglio trasferirmi via dal Canada, non ce la faccio. La terza cosa bella del Canada, che questa sarebbe tipo la mia numero uno del perché non me ne andrei via dal Canada, è la legge sul fumo. Per chi non lo sapesse, ne ho già parlato in passato, ma per chi non lo sapesse, c'è una legge sul fumo qui in Canada, non puoi fumare ovunque. Non è come in Italia, che la gente ti fuma addosso con i loro sigaretti di merda. Qua la gente si allontana, deve stare a 9 metri distante da
uscite da palazzi, da fermate degli auto, qualsiasi posto pubblico devono essere a distanza di 9 metri, quindi tu non devi avere niente attorno a te in modo che tu non fumi addosso alle persone o alle entrate o queste cose qua. Quindi quando tu cammini in giro per Montreal o in qualsiasi città canadese, comunque tu non senti l'odore di sigaretta ed è una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa perché io odio l'odore di sigaretta, lo detesto da morire, quindi quando torno in Italia è una pesantezza per me. C'è anche semplicemente andare al mattino a bermi il mio cappuccino, c'è qualcuno che mi fuma addosso, io vi giuro, sclero. Quindi questa è una cosa meravigliosa, grazie Canada, e spero che tutto il mondo faccia una legge del genere in qualsiasi paese perché veramente io piena. La quarta cosa negativa è la qualità del cibo. Forse per qualcuno non è niente di nuovo quello che sto per dire, perché magari pensate agli americani, sì, gli americani ce l'hanno pure peggio, perché da loro ci sono la qualità è ancora peggio. In Canada invece ci sono delle sostanze o comunque delle cose che sono bannate rispetto agli Stati Uniti, però ovviamente qui in Canada ci sono ancora comunque delle cose che sono bannate in Europa. Quindi la qualità del cibo in Europa è superiore, ma io lo noto proprio che torno quando sono tornata dall'Italia l'estate scorsa, che sono stata per un mese in Italia. Sono tornata e vi giuro, io non ce l'ho fatta, ho pianto per una settimana perché il sapore del cibo, il cibo non aveva senso, cioè le verdure, le cose non avevano senso. Per non parlare del fatto che giustamente in inverno dobbiamo andare avanti a cose importate, dobbiamo andare avanti a boh, zucca e mele perché quello è l'unica cosa che esiste, oppure compri cose non di stagione perché non c'è veramente una stagionalità qui in Canada. Ovviamente da aprile, da maggio a ottobre te la passi molto bene, nel senso che comunque anche loro crescono qui un sacco di cose, ma è l'inverno che dura. In inverno si fa veramente tanta fatica a mangiare comunque sano. Se vuoi mangiare sano, fai fatica. Se vuoi mangiare merda, non c'è nessun problema. La quarta cosa positiva invece del Canada è che è il paradiso del veganismo e del thrifting. Però sia chiaro che non è l'unico paese, onestamente, nel senso che io sono andata già ad Amsterdam, per esempio, che è pazzeschissimo, o Londra, sono città che mi sono piaciute tantissimo. Qualcuno mi ha detto che anche in Germania, dal punto di vista del veganismo e del thrifting, eccetera, si sta molto bene. Quindi questa sicuramente è una ragione che a me piace perché ho i miei posti del cuore qui, però ovviamente sicuramente anche in Europa si sono evoluti tantissimo anche da questo punto di vista. Però per esempio quando io sono diventata vegetariana, poi vegana, in Europa si faceva, cioè almeno in Italia, perché vabbè in Italia ancora si fa fatica, però almeno in Italia ancora si faticava a parlare di queste cose, l'usato, no? Che schifo, il veganismo, no? Maledetti vegani. Quindi capite che qui ovviamente ho avuto un'esperienza molto più positiva. Però questa è una cosa della lista che sicuramente non vale solo per il Canada, sia chiaro, basta andare in una città che è famosa per essere molto vegan friendly e avere tante cose thrifting, eccetera. Per esempio Londra io l'ho trovata molto costosa dal punto di vista del thrifting, invece Amsterdam l'ho adorata. Cioè Amsterdam secondo me è una di quelle città in cui io andrei a vivere perché mi piace che sia una città dove cammini ovunque o prendi la bici, eccetera. Mi piace che sia una città piccola, mi piace che nonostante sia una città cioè importante, ma è una città piccola, comoda. Quella è una di quelle città che io andrei a vivere, ma regà, la pioggia. A me la pioggia, purtroppo io sono meteoropatica, come si dice. Per me la pioggia mi butta giù, cioè mi butta veramente giù, non ce la faccio. Infatti la gente qui in Canada che vive a Vancouver, cioè mi spiace, loro stanno lì a dire oh che schifo il freddo, la neve, ma che schifo la vostra pioggia, se posso dire, cioè sta gente sta lì con tipo 300 giorni di pioggia all'anno e dice che io muoio di freddo. No, raga, io mi copro, c'è la neve bellissima, Magic Wonderland, che schifo l'ombrello, spiace. Non capite niente. L'ultima cosa negativa della lista sono le ferie. Io ho già parlato di questa cosa, ovviamente, sempre disclaimer, dipende molto da dove lavori, per chi lavori, bla 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 bla, la tua posizione, eccetera. Io parlo da persona che ha iniziato comunque a lavorare nel corporate, cioè parti con 3 settimane, una volta erano due, poi hanno iniziato a dare 3 settimane di ferie che rimangono comunque una cosa ridicola, perché bisogna anche sapere che ci sono pochi festivi qui. Cioè abbiamo tipo qua in Quebec abbiamo tipo 4 festivi in tutto l'anno. Ok? E quindi io, per esempio, adesso sono a 4 settimane di ferie, ma perché ho lavorato per la stessa compagnia.
per tanti anni, ma adesso, siccome lavoro part-time, ammetto che ho meno bisogno delle ferie rispetto a come ne avevo bisogno prima, perché comunque part-time sei più libero. Ovviamente io studio, perché il mio part-time è per studiare, non per andare in vacanza, però comunque rimane che comunque 3 settimane sono poche e molto spesso non ti lasciano prendere più di 2 settimane di fila, cioè nel senso se tu vuoi andare in vacanza 3 settimane non le puoi prendere. Quindi non saranno contenti quando gli dirò che a dicembre devo fare un viaggio di 3 settimane. Però vabbè, detto ciò, dipende ovviamente sempre dalla compagnia, ma comunque rimane che il Canada è forse il paese con... Ah no, non è il paese con meno ferie. Gli Stati Uniti sono il paese con meno ferie, perché loro sono psicopatici. Ma comunque qui in Canada c'è comunque questa cultura del hustle, del working hard, del... Pesante. La cultura proprio del lavoro è terribile, qui nel senso la gente lavora troppo, adesso la vita costa troppo, i 9 to 5 sono terribili, vabbè, non importa, non iniziamo questo discorso, però ecco, la questione delle ferie, sì, la questione delle ferie purtroppo è... Cioè, è una di quelle cose che dici, ok, per carità, mi sono abituata col tempo, adesso poi che faccio il dottorato non ho ferie, nel senso non so cosa siano le vacanze. Però comunque rimangono poche settimane, c'è cioè 3 settimane di ferie all'anno, regà. Tra cui appunto pensare il fatto che ci sono 4 festivi e basta, cioè tu non hai altro, non è che dici ah, Natale chiudono, no. No, no. Quindi questa è una cosa molto negativa perché ci sono paesi in Europa che hanno veramente molte più ferie, cioè hanno boh, 4-6 settimane di ferie e... Sono invidiosa! E l'ultima cosa positiva è il costo delle bollette, ma questo disclaimer sempre vale solo per il Quebec. Perché in Quebec abbiamo tutta l'energia idroelettrica, quindi per questo che le cose costano poco, tanto che tantissime compagnie tipo di videogiochi, cose, sono qui a Montreal proprio per questo motivo. Quindi diciamo che la gente chiede tipo, Dio, ma quanto spenderai di bollette in inverno perché fa freddo? Non spendo tanto, uno perché non sto con 30 gradi in casa, sia chiaro. Seconda cosa, appunto, essendo idroelettricità costa meno, ma poi comunque le case sono ben isolate, cioè nel senso la casa che noi abbiamo adesso, che è l'appartamento che abbiamo comprato 2 anni fa, è comunque molto ben isolato, quindi il calore non si disperde e è sempre caldo, cioè in casa si sta sempre bene, quindi da questo punto di vista non mi posso lamentare. In inverno sì, le bollette costeranno un po' di più, ma perché c'è sempre il, come si chiama, il riscaldamento che va di continuo, ma comunque le bollette non sono altissime, cioè in estate ovviamente paghi solo l'elettricità, perché qui si paga solo l'elettricità e non si paga l'acqua e quindi si paga tipo l'elettricità, quindi l'acqua calda e l'elettricità principalmente, ecco perché le bollette costano poco. Invece in altre province del Canada alcune hanno l'idroelettricità, invece altre hanno il nucleare e altre hanno un mix, quindi dipende molto, ma il Quebec è quello veramente che costa meno, cioè quello da questo punto di vista è questo, oppure forse Prince Edward Island che loro hanno, sono 100% con energie rinnovabili, I guess, come l'idroelettricità e il vento, eolica? Eolica si dice? Va bene, ecco, Prince Edward Island funziona solo con quello. Però ovviamente Prince Edward Island tipo è un'isola in mezzo al nulla dove coltivano le patate, quindi che ci sia molto. Bellissima, però l'ho vista l'anno scorso. Niente, io ho finito questa lista. Spero che il video non sia venuto troppo lungo. Spero che vi sia piaciuto. Se volete un altro video simile, fatemelo sapere perché ci sono comunque altre cose di cui possiamo parlare. Queste sono un po' le prime cose che mi sono venute in mente. Noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao!